Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video e oggi sono tornata con un video haul che non registravo da tantissimo tempo. Un video è di shopping dedicato alla casa. Sono stata in qualche negozietto e ho fatto ovviamente un po' di shopping, mi sono fatta tentare, sono andata per prendere qualche decorazione autunnale perché voglio decorare la casa per l'autunno e se vi interessa questo video fatemelo sapere qui sotto nei commenti così al più presto lo registro. E quindi visto che ho preso un po' di cosine ho pensato di registrare il video. Da dove partiamo? Direi di partire da Maison du Monde, dove ho preso non tantissime cose in realtà. Dovete sapere che una cosa in particolare di Maison du Monde che mi piace sempre molto è la categoria dedicata alla cucina per organizzare la dispensa e quant'altro. Infatti appena ho visto questi contenitori in vetro con il tappo di legno non ho potuto resistere. Tutti quelli che ho li ho sempre acquistati da Maison du Monde, sono tutti più o meno come questo qua, quindi in vetro con il tappo in legno. Li utilizzo per tantissime cose, per contenere la farina, lo zucchero, il sale grosso, il sale fino, per la pasta, insomma. Li sfrutto davvero in tantissimi modi, quindi ne ho presi altri due, questi sono della nuova collezione, li ho pagati 9 euro l'uno. E mi piacciono perché quando apro la dispensa mi piace vedere tutto organizzato in contenitori e voglio che i contenitori siano i più simili possibile e quindi appena visto questi non ho potuto resistere. Poi ho preso questi due copricuscini, sono uguali, misurano 40x40, ci sono queste frangette laterali. Mi è piaciuto tantissimo il colore perché c'è il bianco abbinato a questo tortora che trovo bellissimo. Questi li ho presi pensando di metterli o in camera da letto, visto che ho sempre gli stessi, quindi vorrei cambiare, oppure secondo me ci stanno molto bene anche qui sulla poltroncina al posto di quelli azzurri per cambiare un pochettino. E poi li trovo molto autunnali e mi sono piaciuti tanto, ce n'erano diversi comunque. Questi li ho pagati 4,95 euro l'uno. E poi ho preso delle tovagliette, sapete che le utilizziamo tantissimo. Ho preso queste due rettangolari, in realtà non sono grandissime, cioè non sono piccole, però di solito quando trovo le tovagliette fatte così le vedo sempre più grandi. Invece la cosa che mi è piaciuta di queste è che non sono esagerate. Queste le ho pagate 7 euro l'una, trovo che siano splendide. Ne ho prese soltanto due, in realtà mi piacerebbe averne di più, perché così magari quando ci sono amici a cena possiamo utilizzare tovagliette di questo tipo, però insomma visto che non costano poco al momento ne ho prese soltanto due. E poi ho preso questa che in realtà è uguale alle altre però è rotonda e questa l'ho presa pensando di metterla sotto la macchina del caffè come vassoio, diciamo, per non sporcare ogni volta la cucina, perché ogni volta che facciamo il caffè schizza sempre qualche goccina e il piano si sporca. E quindi avevo pensato di mettere come vassoietto questo qui. Lui l'ho pagato sempre 6 euro e da Maison du Monde ho finito. Probabilmente sarà già cambiata l'inquadratura perché sto avendo un po' di problemi con la fotocamera e ogni tanto interrompe la registrazione così senza motivo e fa niente. Comunque, poi sono stata da Lidl in due tranche. La prima volta ho preso questi utensili da cucina, ve li ho già mostrati su Instagram, però per chi non mi segue su Instagram o per chi non avesse Instagram ve li mostro anche qui. Sono usciti la settimana scorsa, quindi sarà molto difficile trovarli, anche perché in tanti di voi, dopo che li ho mostrati, mi avete comunque scritto io non li trovo, io non li ho trovati da nessuna parte, dove li hai presi? Quindi è davvero difficile perché solitamente queste cosine belle vanno sempre a ruba. Io ho preso tutti quelli che c'erano, ovvero 7 utensili da cucina che sto già utilizzando. Ci sono sia così, quindi con il manico in legno e la parte in silicone azzurra, ma c'è anche nella versione rosa.
Io ho preferito questo colore perché sapete che in cucina ho diversi dettagli azzurri. Poi ho preso questi due saponi per le mani, anche di questo ho fatto scorta perché ne avevo preso soltanto uno e mi piace tanto, ce l'ho in cucina, quindi quando sono tornata ne ho presi altri due. Sono dei saponi realizzati con ingredienti naturali. Io nello specifico ho preso la versione di New York. Mi piace tanto anche il design del contenitore, infatti mi piace talmente tanto che lo lascio a vista in cucina. E poi ho preso lei, questa pianta meravigliosa. Adesso non voglio dire una cosa per un'altra perché non ricordo esattamente il nome di questa pianta, però la trovo bellissima, le ho viste anche più grandi, infatti mi piacerebbe prenderne una più grande da mettere magari sulla scala. Intanto però l'ho trovata da Ikea, da Lidl, a meno di 10 euro, quindi l'ho presa, guardate che spettacolo. Ovviamente ho preso anche il vaso per travasare la pianta, che non ho però preso da Lidl, ma l'ho preso in un negozio di giardinaggio qui della mia zona. Il negozio si chiama Flora Ricci, quindi per chi fosse di Brescia o comunque in provincia di Brescia, da Flora Ricci trovate un sacco di cose davvero belle. Io di solito tutti i miei vasi li prendo sempre lì. E ho scelto questo vaso che è realizzato con materiale riciclato, cera di diverse grandezze, di diversi colori. Io ho scelto questo che è un color tortora che si sposa bene con i colori che ho qui in casa. C'era anche grigio scuro e grigio chiaro, e ho scelto la misura 20 cm che è perfetta per la misura della pianta che vi ho appena mostrato. E poi ho preso queste cosine qua che sono le decorazioni autunnali che ho pensato di disporre qui in casa. Ovviamente non potevano mancare delle zucche, anche quest'anno ho dovuto prenderle perché puntualmente tutti gli anni le acquisto, però essendo zucche vere poi marciscono, quindi vado a buttarle e ne prendo sempre di nuove. Ne ho prese due bianche che voglio disporre, penso una qui sul soppalco e una giù nella zona cucina e sala da pranzo, pagate pochissimo, comunque 2,50 euro l'una. E poi ho preso questa più piccolina arancio, questa l'ho pagata 1,50 euro e trovo che vicino a quella bianca stia molto bene, sia per il contrasto di colore ma anche per la dimensione, perché appunto sono di due misure diverse. E poi li cercavo da tanto, non li avevo ancora trovati come mi piacevano e da loro li ho trovati. Sto parlando di questi vassoi, perché in realtà andrò ad utilizzarli come vassoi, però realizzati con il tronco del legno, guardate che belli. Quindi pensavo di mettere qualche decorazione autunnale come appunto le zucche e altre cose che avevo già acquistato negli anni precedenti e disporle in casa. Ho preso la misura più piccolina, che è questa qui, e l'ho pagata 6 euro, e poi la misura più grande, che invece è questa qui, e l'ho pagata 8 euro. Poi sono stata da Ikea e ho già preparato tutte le cosine che ho comprato. Prima cosa di poca importanza, delle lampadine a luce calda che mi servono per le luci che abbiamo preso per la taverna, mi mancavano, quindi le ho prese da Ikea. Poi ho preso questo cesto, questo cestino per i tovaglioli. Poi io in realtà non so se metterò i tovaglioli, però l'ho preso perché praticamente è identico al vassoio, al tovagliette che ho preso da Maison du Monde. Questo non l'ho pagato neanche tanto, forse sui 5 euro, lo trovo davvero carinissimo. Poi, sempre per la taverna, ho preso le tende. Alla fine mi sono orientata su questa linea qui, su questo modello, e non su quello che avevo visto quest'estate. Ancora però non ho preso i bastoni e quindi non le possiamo fissare. Comunque sono bianche con delle reghine in rilievo, comunque molto molto sottili, e ne ho prese due proprio perché ho due finestre. Poi ho preso questo tappeto gigante perché è davvero grande, misura 60x90, è morbidissimo, è una novità, è uscito proprio da poco, c'è così oppure nero. Io l'ho scelto di questo colore e l'ho preso da mettere in bagno. Questo me lo sono subito immaginata per le sere più fredde, quando si esce dalla doccia a piedi nudi, e questo è super coccolone, super caldo,
e lo trovo davvero super bello. Questo l'ho pagato, se non ricordo male, 17 euro. C'era appunto di questo colore, è nero. Nero sinceramente non mi faceva impazzire, così invece lo trovo davvero molto bello ed è a pelo lungo, quindi speriamo bene con le cagnoline, specialmente con Mocha, che con i tappeti non va molto d'accordo. E poi l'ultima cosa che ho preso è stato un set per il letto. Questo mi è piaciuto subito appena l'ho visto, non ho però recuperato le forbici per aprirlo, vediamo se ci riesco. È un colore azzurro, carta da zucchero, davvero molto bello e si può utilizzare su due lati, quindi lato a righe, blu e bianco, oppure, ve lo faccio vedere meglio dalle federe dei cuscini, una versione è questa qui, quindi a righe azzurre appunto e bianche, non so quanto si capirà, e poi la versione tinta unita che è questa, color carta da zucchero, color denim, che mi piace tantissimo. Anche questa, questo set insomma per il letto è una novità, cioè sia così che per letto singolo. Adesso li butterò in lavatrice e poi stasera magari no, però domani voglio assolutamente provare a metterlo sul letto perché secondo me ci sta da Dio. Poi sapete che io ho la camera tutta bianca, quindi un po' di colore serve e mi sa che starà quasi sempre da questo lato. Poi, già che ci sono, è sempre sì per la casa, però è più a tema beauty perché sono prodotti per lavarsi, sono stata da DM e ho preso un po' di cosine. Vado abbastanza veloce perché comunque sono tutti prodotti per lavarsi. E ho preso quasi tutto di Balea, che è appunto una marca che viene rivenduta da DM. Ho preso 3 doccia crema idratante, questo è al latticello e limone. Il profumo è buonissimo, sa di limone, sa proprio di cheesecake al limone, super buona. Poi ho preso classico vaniglia e cocco, anche questo molto molto buono. E poi l'ultimo è questo, di questo in realtà mi sono fatta tentare anche dal pack perché è bellissimo, tutto rosa con i cuoricini. Comunque questo è ai lamponi e anche lui è buonissimo. Questa profumazione però vedo che è un'edizione limitata. Mi sono fatta prendere la mano e ho preso anche dei saponi per le mani, ho fatto un po' di scorta, ho preso questo nella versione gigante che poi andrò a travasare, sempre al limone come il bagno schiuma di prima perché mi piace tanto. E poi ho preso questo in edizione limitata ispirato alla Thailandia ed è un sapone mani cremoso con latte di cocco e fiori di loto, anche questo davvero molto buono. Poi sempre al limone ho preso il deodorante, ha un profumo freschissimo, ero super curiosa di provarlo e quindi ho preso questo spray al profumo di milkshake al limone, loro lo definiscono così, buonissimo, super fresco, spero che sia persistente una volta poi utilizzato. E poi ho preso queste due cosine qua, in questa scatolina carinissima tutta rosa ci sono dei cotton fioc, semplicissimi cotton fioc, li ho presi confezionati così perché di solito nel mobiletto vanno sempre di qua e di là, invece se hanno un contenitore loro stanno più in ordine. E poi ho preso loro che sono dei semplicissimi fazzoletti di carta contenuti all'interno di questa scatolina che trovo davvero graziosa, c'era di diverse fantasie, io ho scelto questa. E questa l'ho presa perché noi siamo abituati ad utilizzare il fazzoletto sempre durante la notte, quindi anziché avere fazzoletti sparsi insomma per la camera, sono tutti contenuti all'interno di questa scatolina che terrò sul comodino. E niente, queste sono tutte le cosine che ho preso, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere appunto come decoro la casa per l'autunno e se vorreste vedere anche come organizzo i cassetti del bagno, perché avendo preso un po' di prodotti e visto che c'è un macello nel mio mobile del bagno vorrei fare un po' di riordine, quindi se questo video vi può interessare fatemi sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, se è stato così spolliciate e iscrivetevi al canale, vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!